un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Pallone lungo in verticale. Darwin! Palla fuori di un soffio. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Passa il pallone, però male. Foden. Buona la sua compressione, palla a piede. Foden! Si è liberato bene. Peccato per culo. Gioca una palla lunga. Prova a giocarla in profondità. Son Heung-min. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Forlan. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Darwin. Occasione per Son. Ha preferito andare sul sicuro. La Cina recupera la palla e si prepara a reimpostare. Rüdiger. Se ne va. Fabinho. Va alla ricerca di un compagno davanti. Forlan. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. La porta. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Rüdiger. Nessun gol finora, 0-0. Di Marco. Forlan. Adesso possono ripartire in contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. La palla viene rigiocata verso l'interno. Rafael Leão si esprime in un buon intervento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria. La loro azione si conclude qui. Pallone regalato agli avversari. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Reti ancora inviolate, dunque non è stata forse la gara che tutti ci aspettavamo. Abbiamo però davanti a noi qualcuno ha trovato il gol. Si chiude 0-0 il primo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a formare un'azione decisiva. Occhio al tiro! Controllo! Non ci hanno messo troppo a riprendere il controllo della partita. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. Il suo gol è una logica conseguenza. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. La
la gioca in profondità. Errore qui, pallone sprecato. Forlan si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Valverde. Gioca Cancelo. Scodella il cross. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare tutto per tutto. Esatto, Fabio. Provati, parata di Donnarumma e il portiere fa il suo dovere. Una bella parata. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Number 42, number 15, substitution. Fabinho concede il calcio d'angolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora 0 per gli avversari. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Kakà e un occhio guida, parata di Donnarumma. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla per la loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Una retroguardia di un gran colpo di testa. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Prova a darla profonda, nello spazio. Riceve bene Rafa Leao. C'è spazio, occhio! Rafa Leao! Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione. Doveva sfruttarla meglio. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è tempo. Pallone filtrante a superare la difesa. Può andare! Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La recupera con grande sensazione. Chiesa prova a superare la difesa con un filtrante. Figo, crossa. Il portiere ha letto bene la traiettoria del pallone. Non c'è più tempo, finisce qui. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Foden ci ha regalato una prestazione di altissimo livello, coronata dal premio di migliore in campo. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda